Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi aggiornamenti. Siamo nel mese di gennaio, è finalmente arrivato il freddo e ne sto approfittando finché non si scalda un pochino e mi si disintorpidiscono mani e piedi per poter lavorare. Però intanto raccontiamo un po' che cosa abbiamo fatto fino ad adesso. La novità più importante forse è che sono cambiate le temperature. Vi sarete accorti anche voi, sono finalmente scese. Abbiamo vissuto tutto il mese di dicembre con picchi di 20 gradi, quindi abbiamo potuto vedere i pomodori, le melanzane e i peperoni maturare nel nostro piccolo orto domestico e la coltivazione dei funghi andare male perché i funghi hanno bisogno di 15 gradi, non di più. Lo vorrà Spider un pomodoro di gennaio? Vediamo un po'. Guarda Spider, pomodoro di gennaio. Buono? Mi un altro? Tanto sono quelli rovinati. Abbiamo vissuto un dicembre caldissimo, anomalo, penso che tutti ce ne siamo accorti. Sembrerebbe arrivata adesso la pioggia e il freddo. Abbiamo già avuto qualche giorno di pioggia e ce ne aspetta ancora una settimana piena, almeno dalle previsioni meteo. Speriamo che continui perché abbiamo davvero bisogno di acqua nei pozzi. Altro aggiornamento che dovremmo farvi è un po' più triste. L'aggiornamento riguarda Spider Pork. Spider è diventato troppo grande, è diventato pericoloso. Ha cercato di mordere Sergio, non ci è riuscito, però gli ha rotto il pantalone e gli ha fatto male. Essendo diventato così pericoloso, abbiamo scelto di non farlo più uscire liberamente. Non può più girare in azienda. Non può girare in azienda perché gioca ancora, fa giochi di forza e adesso vince lui. Ormai peserà 2 quintali, è grandissimo, è ingestibile e vince, quindi non sai più come fare. Abbiamo costruito per questo lo steccato. La staccionata è costruita a costo zero con il legno che abbiamo recuperato dalla pulizia del boschetto del nostro terreno nuovo. Ci abbiamo messo tantissime settimane tra riuscire a scortecciare tutto il legno, fare i buchi e fare in modo che questo steccato sia a prova di grugno di Gigi Pork di Spider. Vi faremo però vedere tutta la costruzione con tutti i passaggi e tutti i sistemi che abbiamo cercato di mettere in atto per renderlo resistente in un video successivo. Questa situazione che vede Spider relegato mi pesa parecchio, sono sincera. Mi rattrista parecchio perché noi speravamo di dargli una vita davvero diversa, di dargli una vita in cui avesse molto spazio per poter girare, in cui avesse una libertà, almeno quando in azienda ci siamo solo noi. Sapevamo che non sarebbe rimasto piccolo, ma speravamo rimanesse comunque maiale mansueto. Invece ci ritroviamo in una situazione di pericolo, suo malgrado, nostro malgrado, e non possiamo più permetterci di stare a contatto con lui. Sto rielaborando l'idea che non avremo più un animale da compagnia, ma sarà un animale da cortile che vivrà la sua vita serena, però dovrà stare in spazi suoi e noi dovremo lavorare senza avere più la sua presenza dietro a farci compagnia. Perdere la vicinanza con Spider, non averlo più in giro mentre lavoriamo, perderlo come animale da compagnia a me sta pesando tanto. Mi pesa non potergli dare la vita che speravo di riuscire a dargli. Per esempio a me pesava anche l'idea di che rimanesse solo, mi rendo conto che ha bisogno di altri suoi simili, però nello stesso tempo non possiamo permetterci di mantenere un altro maiale, non possiamo permetterci anche in termini di gestione, di gestire 2 maiali. Ragazzi, scusate per il tono di questo video, mi rendo conto che sono demoralizzata e si sente. Se potete e vi va, vi aspetto sotto nei commenti e possiamo parlarne.
Questo video finisce qui, grazie per la visione. Come sempre vi lasciamo i nostri contatti, il link del nostro sito internet e anche il link di Tipeee in cui potete regalare una manciata di Mangimia Spider se vi va. Vi lasciamo tutto sotto in descrizione. Sapevamo che sarebbe potuto succedere, ma sono troppo dispiaciuta di non potergli regalare una vita migliore. Vi aspetto nei commenti. Ciao ragazzi!